Questo è Destino e adesso vi racconto la sua storia. Io sono Ardema De Gennaro e sono un'artista napoletana, ho 25 anni. Sono nata con la passione per le scarpe. Ho iniziato 5 anni fa a lavorare in un'azienda, gratuitamente, solo per imparare, perché volevo capire come si facessero le scarpe. E la fa così, non ti mettere paura. Tirala, tirala così, ok? Così nel giro di poco tempo sono diventata una responsabile e dirigevo un brand molto importante. Vieni, vieni, siediti, vedi. L'ha fatta lei questa scarpa? Sei disponibile a lasciare l'università? E a lavorare con noi. Solo che il tempo passava e mi rendevo conto che quella non era la strada per raggiungere il mio sogno. E così succede che poi al mio compleanno la mia migliore amica mi regala tutti gli accessori per costruire un sandalo. Non smettere di sognare. E così ho iniziato e piano piano, specializzandomi sempre di più, ho creato un prodotto che a me piaceva. E quindi ho detto, sai che c'è di nuovo? Adesso parto, carico la mia macchina e vado in giro per il mondo a vendere i miei sandali. Così sono partita con 100 euro e sono arrivata in Toscana, in questo agriturismo, e ho iniziato a lavorare lì. Solo che purtroppo l'Italia è complicata dal punto di vista burocratico, quindi ogni posto dove mi volevo fermare per avere il mio bancarello mi dicevano te ne devi andare perché non hai permessi, non hai diritti. E quindi lavoravo, diciamo, in questo agriturismo, facevo le scarpe agli olandesi. Poi a un certo punto mi sposto, vado in Chianti e conosco un altro artista e lì lui mi presta i suoi macchinari, inizio a preparare le suole e a grattarle, a fare quello che comunque io faccio a mano e ci metto tantissimo tempo. E dico, domani, stanotte anzi, parto e vado a Ibiza. E ho detto, come faccio? E comunque mi metto in macchina alle 3 di notte, tutta una tirata non stop e arrivo a Ibiza. Arrivo lì e conosco Destino e lui era il capitano dell'isola e mi dice, artigiana, ti aiuto io, perché io è un anno che non lavoro perché ho avuto una delusione d'amore, forse la tua energia positiva mi può far riprendere la mia arte. E così piano piano ci mettiamo insieme e lui, io gli davo tutti i ciondolini, tutte le cose che avevo di avanzo e lui creava queste cavigliere che io cucivo poi sulla tomaia della scarpa e poi dipingevamo Hippie Ibiza e insieme abbiamo iniziato a creare questo prodotto e ci inserivamo nei mercati, quindi facciamo tutti i mercati, l'Hippie Market, la Stalias. Saluta Destino! Buongiorno Italia! Così quando sono rientrata in Italia ho detto adesso voglio darmi un nuovo obiettivo, voglio creare questo prodotto, fare questo sandalo, venderlo per il mondo e fare sì che una parte del ricavato di questo prodotto vada a Destino, così lui possa riprendere la sua arte e creare una piccola produzione delle sue cavigliere e ovviamente del nostro sandalo Hippie Destino.